Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmi che sono qui con un nuovo episodio, anzi un nuovo video di Call of Duty. Siamo su una nuova serie che in pratica si chiama Sniping Time, qualcosa del genere. Ed è una serie in cui intanto vabbè non è in live perché, come si dice, questi sono filmati, questi sono gameplay che avevo registrato diverse settimane fa. Sono quindi un po' vecchie, però poi in futuro ci saranno anche video in live mentre gioco che saranno sicuramente anche più divertenti. Comunque, questa è una serie che praticamente sarà incentrata solamente sul cecchino, che poi vabbè, questo è l'unico cecchino, forse no, non proprio l'unico, però uno diciamo quelli più decente di quelli che ci sono su questo gioco. E quindi io intanto sto giocando in Deathmatch a squadre classico, quello senza l'esoscheletro che ti fa volare, in pratica ti fa fare i salti paurosi. Perché mi trovo abbastanza bene come modalità, mi diverto di più, perché poi con il cecchino delle volte è anche difficile sparare a gente che vola, quindi forse questa modalità è anche un po' meglio per un cecchino. Però vabbè, ovviamente sono punti di vista, ci sono anche altre cose che ci sono pro e ci sono contro, come in qualsiasi altra cosa. Comunque, questa serie parla di cecchini, cioè io gioco da cecchino, registro la partita e commento. E il cecchino è sempre stata la mia arma preferita in Call of Duty, in qualsiasi Call of Duty io abbia giocato. Come ho detto nello scorso video, io ho giocato a Call of Duty 4, ho giocato. Non ho giocato tanto a quello da World at War, però ho giocato tantissimo a Modern Warfare 2, ho giocato tantissimo a Black Ops, ho giocato abbastanza a MW3, poi ho giocato poco, quasi niente a Black Ops 2 e Ghost. Mentre in questo sono ritornato a giocare parecchio perché mi sta prendendo abbastanza come gioco, mi diverto anche abbastanza. In COD 4 e MW2 ovviamente non sono neanche comparabili perché erano giochi, secondo me, alla perfezione. E giocare da cecchino in quei giochi era veramente spettacolare. Mi ricordo, facevo delle partite che mi divertivo un casino. E niente, questo comunque, secondo me, non è brutto come gioco, anzi, è molto divertente, come ho già ripetuto diverse volte. E questa partita in particolare è stata una discreta partita. Adesso è stata la mia unica partita, una delle uniche partite buone che ho fatto col cecchino quest'anno, perché ci sto giocando veramente poco, mi sto prima concentrando su fucili o comunque d'assalto, mitragliette, eccetera, eccetera, e poco sul cecchino perché non è facilissimo, però comunque sia, penso che riprenderò a giocare abbastanza frequentemente. Dicevo, COD 4 era stupendo, mi ricordo che c'era l'M4, M43, mi pare che si chiamasse il fucile di COD 4, che era qualcosa di allucinante, ma poi la semplicità di quel gioco era bellissimo, era proprio bellissimo quel gioco. Ci ho passato i giorni a giocare a Call of Duty Modern Warfare. E considerando il fatto che io quando giocavo a Call of Duty avevo PlayStation 3 e Xbox 360, quindi io giocavo praticamente su tutte e due le console. E tra l'altro io quando io giocavo a Call of Duty, quindi vi parlo del 2010-2011, conoscevo comunque, avevo delle conoscenze in questo ambito, comunque sia conoscevo qualche buon player italiano e non so se qualcuno di voi seguiva in quegli anni la scena, ma c'era un clan abbastanza famoso di cecchini italiani che erano gli Hyflex. Io conoscevo proprio di persona due membri che prima giocavano su PS e poi si erano spostati a Xbox, come poi ho fatto io, e comunque ci divertevamo. C'è stata anche una partita in cui ho giocato insieme a Ron, quindi potete capire, su PlayStation potete capire che figata che era. E comunque questa è un po' la mia storia, però diciamo ho giocato con questa gente solo ed esclusivamente a Modern Warfare 2, perché a COD 4 non ci giocavo, cioè ci ho giocato praticamente da solo, sempre giocato da solo a quel gioco. Modern Warfare 2, come ho detto, ho giocato con tanta gente e mi sono divertito tantissimo. Forse il gioco con cui mi sono divertito di più è stato MW2, mentre Black Ops e basta, sostanzialmente. Anche MW3 ci ho giocato con qualche mio compagno di classe, così per giocare un po', per cazzeggiare, ma mai nulla di
competitivo, comunque sia con clan, eccetera, eccetera. Comunque questa è stata un po' la mia storia. Anche quest'anno sto giocando praticamente solo in solitario, perché mi diverto sicuramente di più, anche perché sennò non mi concentro se inizio a parlare con la gente. Infatti, quando farò, se farò i live commentary mentre sto giocando, sarà un macello, perché davvero non mi concentro quando inizio a parlare. Comunque sia, la partita finisce qui. È stata una partita dove ho chiuso 23-6, se non ho visto male. Comunque sia, una buona media per aver giocato da cecchino. Comunque, secondo me ci sta. Fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, un commentino e iscrivetevi al canale. Bella, ragazzi.